Niente, in realtà volevo prendere l'autobus praticamente da qua sotto, che là c'è l'autobus, per tornare. Però siccome ho visto che non è proprio tardissimo, mi rifaccio tutto il pezzo a piedi fino alla zona di Stanley, sì. Faccio un po' in fretta, quindi non farò molti video, niente. Però era per dirvi, con questo video, che se voi fate questo percorso come me, dopo ritornando da qua, vicino a questa bella statua, ci sono gli autobus, non la stazione principale, ma una fermata, potete prenderlo e tornare a Central. Quindi io invece torno di qua praticamente, mi rifaccio il pezzo e ritorno indietro, perché ho pensato che magari riesco a vedere qualcosa di nuovo che non vi ho fatto vedere prima. Cioè in realtà gran parte anche qua ad esempio ci sono gli autobus. In realtà gran parte di Stanley l'avevo fatta vedere. Il mercato, quasi tutto praticamente. Quello lungo il mare, quei ristorantini. E poi basta, cioè vari templi qua in mezzo alla foresta e non c'è molto altro da aggiungere. Però ho detto magari può capitare che mi venga fuori qualcos'altro. Intanto è uscito anche il sole, che era qualche giorno che non si faceva vedere qua da Hong Kong. Quindi io ritorno, però avete visto anche qua sotto c'erano gli autobus, tutti per tornare nella zona di Central, da dove immagino verrete anche voi quando venite qua a Stanley, nel senso che nessuno dorme a Stanley, cioè non l'ho mai sentito. Allora dai, ci rivediamo, vi ricordate quella tettoia? Faccio una corsetta e ci rivediamo là tra poco. Eccomi alla tettoia che è qua dietro. E perché ho detto della Coca-Cola prima? Perché ogni volta che ne parlo, come in questo video, ci sarà sempre il pirla, perché è solo un pirla può farlo, che scrive sotto nei commenti: fa male qui, quell'altro, quell'altro. No? È tutta una serie di questioni per una Coca-Cola. Okay? E la cosa particolare, intanto vedete lì sopra Stanley Plaza, che è tipo ristoranti, varie cose, insomma. La cosa particolare è che chi scrive contro la Coca-Cola in genere non scrive mai cose giuste, scrive sempre le bufale, tipo dell'aspartame, ok? La Coca-Cola può essere, cioè va criticata sotto tantissimi punti di vista, no? La Coca-Cola, non Company, proprio la Coca-Cola bibita, sotto tantissimi punti di vista, ma non su cose stupide. Il colorante, cioè il colore, allora per esempio, poi ve ne parlo in un video perché vi spiattello. Perché vi spiattello? Perché io la Coca-Cola ne bevo, non è che sono un drogato. Però quando c'è una buona lattina di Coca-Cola me la bevazzo. Ah, vedete tipo questo tempietto qua che prima non vi ho fatto vedere. Io me la sbevazzo e siccome ne bevo abbastanza, ho letto tutto sulla Coca-Cola, capito? Ma tutto proprio cose scientifiche che non a caso, ok? Ho letto anche le bufale, ho letto anche perché sono bufale. Tanto faccio questo. Quindi per esempio l'aspartame ci hanno fatto milioni di migliaia di test, insomma, di esperimenti e tutto, e non è attaccabile più di tanto l'aspartame, ok? Ah, ma se le formiche vanno muoiono. Sì, ma non è attaccabile. Invece la Coca-Cola è attaccabile sotto tantissimi punti di vista. E però non ve ne voglio parlare troppo. Comunque uno, vedete qua c'è un ristorantino che ha un profumino niente male. Tipo qua ci andrei subito a mangiare, per dire. Che c'è proprio un bel... Qua quello di Fish and Chips che vi ho fatto vedere prima.
e poi ci sono altri localini. Questi sono belli, questi sono quei pub là che non... cioè andarli a bermi una coca mi sembra un po' strano, anche se adesso potrei anche farlo visto il clima che si è creato tra me e quelli che abbattono la Coca-Cola, che magari sono quelli che fumano, no? No, perché io a McDonald's non ci vado col sigaro in bocca o col bicchiere di whisky in mano. Quindi la Coca-Cola insomma va attaccata da se volete, se proprio volete dire la Coca-Cola, trovate le cose vere, tipo che in una lattina di Coca-Cola ci sono 30 grammi di zucchero, che è tantissimo se ci pensate, cioè provate a fare, a prendere un bicchiere a casa, metteteci con una bilancia 30 grammi di zucchero e pensate che voi con una lattina di coca l'avete bevuto, l'avete mangiato tutto quello zucchero, è un'esagerazione. E qua mi fermo, ok? Poi c'è il ciclamato, già citato, e tutta un'altra serie di ingredienti che però tutto sommato non ci sono poi ste gran prove, ste cose, no? E quindi niente. Allora io mi fermo qua un secondo, che faccio un minuto di pausa. Non mangio niente, promesso. Anche se qua mi fanno voglia queste cose. Poi vi faccio il giro del mercato di Stanley velocemente con voi. E dopo ci vado agli autobus. A dopo. E rieccomi per voi. Altro mini giro di Lizzana. No, al mercatino di... Guardate che bello il t-shirt. Molto bello. Però non le prendo qua. Ne prendo alcune alle Dismarket, che costano meno. Forse non sono così belle, no? Magari la stampa è diversa. Siccome mi hanno chiesto degli amici. No, amici. Non è vero. Sono tutte per me. Davvero. Io dico così perché sennò, siccome ho tantissime magliette e a casa occupano tantissimo spazio, poi almeno quando arrivo a casa a mia moglie dico: sai, no, ma sono per dei miei amici. Poi siccome io non è che giro con tanta gente, mi dice: ma per chi? E poi sgamata dopo un secondo. Vabbè, si può andare su di qua a mangiare. Niente, sono tornato indietro perché ci tenevo a far vedere questo pezzettino insomma iniziale, da dove voi inizierete il vostro giro a Stanley quando ci venite. Prima vi ricordate all'inizio del video, se non vi ricordate ero andato qua da sinistra, ok, sono venuto di qua e poi lì invece di venire di qua sono andato diritto e sono andato alla zona dei templi. Se non vi ricordate, guardate indietro il video, i primi minuti, e vi ricordo, cioè Häagen Dazs, che è quel cartellone là, no, dei gelati. Ogni tanto muovo un pochino velocemente la videocamera, ma spero non sia un gran problema. Ma comprati una Steadicam. E adesso praticamente vado a prendere l'autobus qua per tornare alla zona di Central. Questo video direi che è finito qua. È durato un po' tanto, penso. Mercato di Stanley. E Stanley. E i templi di Stanley. Da qua è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotogni.it e al prossimo video da Hong Kong. Ciao ciao.